Salve, sono Lorenzo Guasti in Artelogu e sono un fotografo ed oggi, che è il 1° novembre 2013, potrò provare i Google Glass grazie a Rokivo e a VDM Consulting che in occasione di DigiArte 2013 mi hanno portato a Firenze un prototipo degli occhiali. Andiamo a vedere i test. Uno degli aspetti più interessanti di indossare un paio di Google Glass in ambito fotografico è l'immediatezza dello scatto. Vi faccio un esempio: se io vedo un soggetto interessante, l'unica cosa che devo fare è attivare gli occhiali e scattare, così. Ok Glass, take a picture. Vedete? E la foto è già stata fatta. Se io dovessi fare la stessa cosa con un telefono, il gesto sarebbe questo. Accendo il telefono, lo sblocco, cerco un'applicazione fotografica, accendo l'applicazione e faccio la foto. Vedete che il tempo è necessariamente maggiore. Quindi, in ambito street photography, sicuramente gli occhiali danno un vantaggio, danno un valore aggiunto. Il valore aggiunto è quello di indossare un device che ti lascia le mani libere e ti permette di scattare velocemente. La mia idea da fotografo è quella di dimenticarsi gli occhiali, concentrarsi sul proprio stile fotografico, sui soggetti e nel momento in cui si vede una foto che merita sia scattata. Ok Glass, take a picture. Thank you. Ok Glass, record a video. È vero. No, they are the owner of the glass. I'm just testing. È circa un'ora che porto gli occhiali e già li sto usando con naturalezza. Vedete che io posso giocare con il cane e nello stesso momento fare un video, cosa sarebbe impossibile con una macchina fotografica normale. Stavamo parlando prima della possibilità di usare gli occhiali per riprendersi con un video o con una foto, per documentare il proprio lavoro o per condividerlo con collaboratori o clienti. Pensiamo ad esempio a un sarto, a qualcuno che può lavorare la stoffa. Siamo all'interno di un negozio di Firenze che appunto ha una scelta di stoffe molto bella e io simulerò quello che il venditore artigiano può fare. Adesso io srotolo la stoffa. E dico, ok Glass, take a picture, e ho fatto la foto. In futuro potrò poi condividerla. Allo stesso tempo, se voglio, posso registrare un video, ad esempio mentre sto misurando la stoffa. Quindi io, mentre sono qui che lavoro, dico, ok Glass, record a video. E adesso sto registrando i miei 10 secondi di video, dove posso far vedere la stoffa che sto usando, e volendo anche altre stoffe che poi magari mi serviranno. Adesso non uso l'opzione, ma esiste un'opzione per cui posso allungare il video facendo un tap sulla stanghetta dell'occhiale e allungando la durata del video. La grossa applicazione degli occhiali sono liberare le mani e essere uno strumento di documentazione del lavoro molto interessante, perché fatto in soggettiva dall'artigiano, dal lavoratore e non da una terza persona con un diverso punto di vista e anche con un soggetto che può destabilizzare la concentrazione del lavoratore. Capire la lunghezza focale, capire la minima distanza di messa a fuoco e capire anche la lunghezza della profondità di campo. Lo posso fare in questo posto perché ho un soggetto che è adatto a questo tipo di test. Allora io mi avvicino il più possibile al soggetto e vedere se rimane a fuoco. Ok Glass, take a picture. E succede quello che immaginavo, un oggetto con un sensore così piccolo ha una distanza di messa a fuoco molto breve. Questo è molto utile perché ci consente a chi appunto indossa gli occhiali di non preoccuparsi il punto esatto di messa a fuoco e della profondità di campo, ma di documentare appunto il lavoro sapendo che tutto più o meno sarà a fuoco.
Ecco il secondo test che voglio fare. Ok, Glass. Take a picture. Ecco, già nella foto che posso vedere all'interno del prisma degli occhiali, vedo chiaramente che io ho a fuoco sia le prime stoffe che le ultime in fondo al muro. Quindi tutto è a fuoco. E questo è un valore aggiunto agli occhiali, perché mi toglie una preoccupazione nel momento in cui sto operando con i glass. Concludendo questa giornata di sperimentazione di Google Glass, possiamo dire che effettivamente gli occhiali sono un device veramente innovativo. Sono leggeri, sono molto semplici da usare, il sistema di comprensione dei comandi vocali in inglese è molto efficiente e quindi riesce a comprendere anche persone non madrelingua americane, e ci si dimentica gli occhi. I test abbiamo fatto, li avete visti, sono comodissimi in tutte le situazioni in cui sia necessario avere le mani libere e dover documentare qualcosa, sto pensando ad esempio a un chirurgo piuttosto che a un artigiano, e allo stesso tempo, come abbiamo fatto vedere, la street photography penso sia uno degli ambiti in cui si potranno usare con più soddisfazione. Se vogliamo proprio trovare un difetto a questi occhiali, in questo momento essendo un prototipo, il sistema operativo è primitivo, è essenziale, i comandi sono veramente minimi, si possono semplicemente inquadrare con gli occhi e comandare la macchina perché faccia lo scatto, non si può scegliere nient'altro, ma questa è semplicemente una limitazione dovuta al fatto che siamo in una fase prototipale. Quando verranno messe in commercio le applicazioni si potrà fare tutto, forse di più, usando la gesture delle mani, quello si può fare con un telefono, uno smartphone.